Per l'umanità inizia una nuova era. Sette diritti capitali è la nuova frontiera. Tra il 2019 e il 2030 il numero di persone di età pari o superiore a 60 anni crescerà del circa 38%, superando globalmente il numero dei giovani. Questo cambiamento è destinato ad avere conseguenze rilevantissime per la società, per la famiglia e per l'individuo. L'invecchiamento della popolazione, tuttavia, non vuol dire necessariamente un maggior costo per la società, per il mantenimento della popolazione più anziana, a carico naturalmente dei giovani e delle persone, cioè in età lavorativa. Se si sta bene, infatti, si sarà in grado di lavorare più a lungo e si dovranno sostenere meno spese mediche di quanto si potrebbe prevedere sulle basi delle attuali condizioni di salute degli anziani. Il miglioramento delle condizioni di salute significa anche che, per quanto riguarda la capacità produttiva, l'età misurata in anni a partire dalla nascita non è una costante. In futuro, infatti, potremmo avere 65enni in grado di avere le condizioni di salute che hanno oggi 60enni. E in quest'ottica, dunque, l'età potrà assumere tutto un altro significato. Proprio per questo l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato lo scorso 14 dicembre una risoluzione che proclama il 2021-2030 come il decennio delle Nazioni Unite dell'invecchiamento in buona salute. La risoluzione sottolinea come sia necessario prestare maggiore attenzione alle sfide specifiche che interessano le persone anziane e incarica l'Organizzazione Mondiale per la Sanità come il pivot del progetto. Nutrirsi, vestirsi, con un tè curarsi e istruirsi, un'assistenza legale, umanitaria, ricevere e dare.